Salve a tutti, perdonate la qualità scarsa, sto usando la webcam per fare velocemente. Sono il cannibal del montaggio che sta preparando appunto questo video e per dirvi un paio di cose al volo. La prima, che presento una nuova sigla visto che ho cambiato ancora mesi fa il logo e mi sembrava giusto anche cambiare la sigla così abbiamo una cosa un po' più omogenea invece di avere cose differenti. La seconda è che, non avendo preparato un video introduttivo al video in questione, ovvero il riassunto dell'esperienza mia di Nicole, di Cor e della sua ragazza, il Frantic, sfrutto l'occasione per dirvi che esattamente la settimana del Frantic io e Nicole siamo scesi fino a Pistoia per incontrarci con Cor e la sua ragazza, fare il Ferragosto lì e poi il giorno dopo partire e fare 5 ore di viaggio verso la destinazione e goderci un pre-party per chi aveva prenotato il campeggio per tutti e 3 i giorni. O meglio, nell'abbonamento che ha compreso anche il campeggio, aveva il diritto di ingresso gratuito a questo party in preparazione del Frantic che sarebbe iniziato il giorno dopo. La domanda topica è: per chi non sa cos'è il Frantic, questo è il Frantic. Non siete soddisfatti, vero? Vabbè, ci vediamo tra poco con il resto del video. Buongiorno a tutti, questo è il primo giorno di Frantic, sono le 8 del mattino e mi viene già da bestemmiare perché ovviamente qua per chi viene da fuori c'è il campeggio, ma io non essendo attrezzo al campeggio, ma non ho neanche il fisico adatto, infatti ho un mal al collo che mi lascio solo immaginare. E quindi prima di iniziare questa giornata si va in spiaggia e verso le 3 ci risentiamo. Qui con noi ovviamente c'è anche l'irreprensibile mitico, inarrestabile, sempre verde. Vuol dire qualcosa? No, non ci abbiamo ancora le forze per parlare. Alcune delle attività ludiche qua al Frantic Fest sono riguardanti il conoscere abbastanza bene il mondo del metal, sia dal lato musicale che dal lato visivo. E quindi cosa hanno inventato gli organizzatori? Hanno organizzato giochi come il Sarapanda, ovvero il riconoscere le canzoni, che tra l'altro ho vinto io la prima edizione, cioè il primo giorno. Poi mi toccherà la finalissima. E il contest quest'anno Stato d'Apollo, ovvero ok, il logo è giusto. Non so se riuscite a leggere il mio nome lì sotto, ma grazie. Non so se si riesce a leggere il mio nome qua, ma ho perso. Non è che ho perso, ho lasciato vincere un ragazzino perché dai, non mi sembrava giusto dover decidere una finale a sorte, quindi ho detto: senti, Poldo, lascialo vincere. C'è tipo nei notiziari, tipo Paolini dietro di te. Esatto, sei utile tanto quanto lui, eh. I'm
comunque al di là del festival, se decidete di fare un salto a Francavilla al Mare, anche solo per andare in spiaggia, da il posto del Frantic fino a spiaggia avete 10 minuti di camminata leggera e potete andare sul Lido a farvi un bagno, spendendo anche poco in realtà, visto tutti i prezzi folli che fanno certe località marittime italiane. Ecco, questo è ancora abbastanza accettabile. Ma i francavillesi, si può possono chiamare francavillesi, non lo so, andrò a vedere su Wikipedia, come vivono il Frantic Fest loro al di là della gente che ci frequenta? A quanto pare la vivono in modo un po' neutrale, anche se uno degli abitanti ha deciso di protestare a suo modo tramite un audio WhatsApp che è diventato un po' virale da queste parti, o meglio, è diventata famosa la frase sti vermi, c'ho i coglioni pieni di sta gente di merda sotto la casa mincia, se può uscire, io sto a casa, giovane. Nel senso di noi povere persone come loro che siamo di rabbia perché siamo dei vermi, perché ascoltiamo una musica un po' diversa. Ma cosa ha pensato bene di fare l'organizzazione del Frantic? Ha pensato bene di lucrare su questo meme e infatti è uscita la stampa delle magliette sulla falsa riga di Black Metal di Venom, in cui c'è scritto Warm Metal al posto di Black Metal, e probabilmente non la comprerò, però è una cosa abbastanza simpatica e per far capire comunque che se la stanno prendendo solo semplicemente per della musica, non è che siamo le nuove bestie di Satana. Comunque, cazzo di caldo che fa. Forse non dovevo uscire vestito di nero. Una cosa che mi ha abbastanza lasciato perplesso, ma in senso positivo, è che io mi aspettavo che il logo del festival fosse una location veramente grossa, anche perché visto alcuni nomi di punta delle serate, dicevo magari sarà non uno spiazzo tipo il Wacken, ma comunque una cosa del genere. Invece è letteralmente dentro un villaggio sportivo e occuperà, non lo so, massimo 300 metri quadri, anche di meno, e quindi è anche una cosa che diventa un po' casalinga, quindi insomma vedi sempre le solite facce, e riesci a scambiare due chiacchiere anche la mattina. Adesso appena bevuto un caffè mi sono fermato lì a chiacchierare sia con gente dell'organizzazione ma anche con persone che sono qui al campeggio e vedo spesso, e comunque non farà più di 2.000-3.000 persone a sera, quindi è una cosa anche un po' intima, ecco, mettiamola così.
Sì, questo, la mia città.